terza giornata del campionato d'eccellenza, girone C, al Del Buff arriva la Baldaccio Bruni, pari punti come la squadra gialloblu dopo solo tre gare. Purtroppo lungo sarà l'assenza di Mirante nella formazione figlinese per un infortunio grave ancora prima di giocare la gara contro il Foiano. Mister Marco Beccattini decide nuovamente di mettere il trequartista Vezzi davanti, dietro a Vangi, per una soluzione molto offensiva di questo figline contro appunto la formazione di Anghiari. Direzione di gara affidata al signor Lorenzo Nencioli di Prato, coadiuvato dal signor Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Lorenzo Guiducci di Empoli. Andiamo subito in cronaca con le riprese di Daniele Gonnelli sul quarto tiro dalla bandierina. Il figline va vicino al gol con il tocco di Capitan Said. La supremazia è totale per i ragazzi gialloblu contro una Baldaccio con qualche problema nella costruzione del gioco. Unica spina nel fianco sulla destra della difesa delle figline la mette Sbardella, che in rapidità supera Albertini e mette al centro difesa di casa che si rifugia in angolo. Figline comunque padrone del campo e con Vezzi trequartista gli spazi aumentano e dal suo piede arriva il lancio perfetto per Vangi, che viene ampiamente atterrato in area da Giorni. Rigore e cartellino giallo per il difensore centrale, probabilmente ultimo uomo. Dal dischetto Vangi non sbaglia e porta meritatamente il padrone di casa in vantaggio. Erano passati solo 20 minuti. Sulla sinistra si sviluppa il gioco dei padroni di casa, che prima vedono il colpo di tacco di Vangi a liberare Boamed, che spara alto, ma pochi minuti dopo è Calosci a trovare il cross perfetto per Vangi, che di testa non si fa scappare la personale doppietta, 2-0. Al 36esimo Vezzi accusa un dolore alla gamba destra e si vede costretto ad uscire con Bettoni al suo posto. Azioni che partono sempre dal basso, questa è la caratteristica gialloblu, con il lancio di Saitta che trova il bello spunto di Vangi e Bettoni, ma poi il tiro di Boamed è alto sopra la traversa. Azione perfetta. Ma c'è ancora il tempo per una parata di Burzagli sulla conclusione di Sbardella, unico baluardo ospite. Ma il tempo non è finito e in pieno recupero Bettoni è bravo nello sfruttare una difesa non impeccabile ospite per realizzare il 3-0. Finale della prima frazione di gara. Alla ripresa è ancora la formazione di casa a dettare i tempi e il gioco con uno scambio sul vertice destro dell'area ospite. Bettoni trova il sinistro vincente per la sua personale doppietta, 4-0, e la panchina lo abbracciano in totalità. Ma Bettoni è in grande giornata e quando sulla sinistra Calosci mette al centro per Vangi, che di tacco trova Conti a deviare laddove Bettoni non può sbagliare la tripletta, 5-0. 40 minuti dove solo i cambi scandiscono il passare del tempo, con 5 minuti di recupero e le formazioni non cambia risultato, aspettano solo il triplice fischio del direttore di gara. Non cambia il risultato sul 5-0 per la formazione figlinese, che affronterà la prossima settimana la difficile trasferta sul campo della Porta Romana, ma da capolista con una rete di differenza rispetto al sinalunghese. Mister Marco Beccattini, una vittoria importante, una vittoria sicuramente che dà morale anche dal punto di vista numerico, poi una tripletta, una doppietta fa sicuramente piacere agli autori, Vangi e Bettoni. No, mi sono contento per lui a livello personale, perché penso non gli sia mai successo e chissà se gli succederà, ma sono ancora più contento per Gabriele, perché per me hanno bisogno gli attaccanti di far rete, e quindi sapere che Gabri ha fatto doppietta mi fa enormemente felice. Ovviamente la cosa che mi fa più felice di tutti oggi è la prestazione dei ragazzi. Comunque abbiamo fatto un'ottima prestazione con la squadra e aveva gli stessi punti nostri, e che fino ad oggi aveva subito un gol in due partite. Una classifica che non va guardata dopo solo tre giornate, però insomma essere laggiù già in testa può far piacere. Vabbè, a noi ci fa piacere che i ragazzi stanno prendendo consapevolezza in quello che fanno, che i ragazzi si stanno riconoscendo in quello che fanno e che di domenica in domenica vedono che il lavoro si sta facendo a livello settimanale e la domenica poi viene espresso in campo. Questa è la cosa di cui fa più piacere. Ci faceva piacere riuscire a mantenere la porta inviolata oggi, ci siamo riusciti. Cosa non è semplice quando la partita finisce 3-4, 5-0, non è semplice, perché comunque ci può essere un calo di tensione. E invece i ragazzi insomma sono stati bravi in questo, era quello di cui si era parlato per il primo tempo, perché noi siamo venuti da due partite in cui il secondo tempo
si faceva un po' più fatica, oggi siamo all'interno di secondo tempo e si è chiusa la partita. Questa è la cosa che mi fa più piacere oggi. Ecco, un giudizio mio personale, 23 quartista, tanta roba. Sì, sì, Pippo, quando gioca Pippo e Gabri insieme, per caratteristiche, non è che puoi giocare un 2.90 messo insieme lassù, perché dopo tu faresti fatica. Quando Pippo si abbassa tra le linee e viene a giocare a pallone, insomma, la qualità di Pippo fa male. Come sta però? Abbiamo visto purtroppo uscire. Penso avevo un problema nell'episodio di rigore, è rimasto un po' sotto, ma penso si tratti niente di che. Fra oggi e domani verrà valutato, però penso insomma che sia insomma una cosa, si spera, che si possa recuperare. Con uno spirito ambizioso, ma con i piedi per terra, si va a Porta Romana domenica prossima, un campo difficile, un campo sintetico, uno stadio insomma dove il Figline ha sempre avuto un po' di difficoltà. Sì, il Figline ha avuto difficoltà, non lo so, perché sono qui da quest'anno. Però sì, lo dico io, insomma. So che io ogni volta che ci sono andato ho fatto tanta fatica con le mie squadre, quindi per chi pensa sia uno dei campi, ma soprattutto una delle squadre per me migliori della categoria. Quindi si va lì, consapevo tutte le difficoltà. La prima, come dicevi te, è una superficie differente a quella a cui noi siamo abituati, però anche una superficie che permette di giocare, quindi spero sia una grande partita e che vinca la squadra del più romano. La forza di questa squadra è anche avere i cambi giusti, il momento giusto, avere una rosa ampia, visto anche l'assenza, purtroppo sarà prolungata, di Miranti. Sì, sì, io penso forse questa squadra sia tutto un contorno, forse questa squadra sia una società che ci lascia lavorare nella maniera giusta, sia uno staff di ragazzi che cerca di mettere i giocatori al primo posto, sempre, tutti i giorni, e soprattutto avere dei ragazzi che hanno la testa giusta, dei ragazzi che sanno quando un allenamento si deve andare a 2000, quando si può allentare un attimino e difficilmente sbagliano approccio. Spero di non essere tradito da queste parole che sto dicendo adesso, però a oggi questi ragazzi mi stanno dando un'enorme soddisfazione. Un gruppo nuovo, che comunque sia, se non mi sbaglio, ogni domenica siamo 8, 9, 11 nuovi rispetto all'anno scorso, io per primo. Però c'è tanta voglia di far bene, tanta voglia di trovare il prima possibile l'amalgama giusta, perché sicuramente c'è poi partita a disposizione, quindi per trovare l'amalgama giusta e per far bene bisogna in ogni allenamento cercare di dare qualcosa in più. Tommaso Bettone, autore della tripletta che ha visto la vittoria del Figline sulla Baldaccio Bruni, risultato rotondo, soprattutto una prestazione positiva fin dai primi minuti. Sì, è stato importante iniziare la partita, indirizzarla nella maniera giusta, e poi siamo stati bravi rispetto alle altre partite a, diciamo, chiuderla in nel primo tempo, e poi dopo siamo riusciti comunque a gestire senza grossi affanni. Prima volta che ti porti il pallone a casa, perché diciamolo a chi non lo sapesse, chi fa una tripletta si porta il pallone della gara a casa autografato a tutti i compagni. Sì, 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 è la prima volta, è una bella soddisfazione, un bel ricordo. Comunque diciamo che sono passati diversi anni ormai dai primi campionati in cui giocavo seconda punta, prima punta, e quindi magari ormai non ci pensavo neanche che un giorno insomma sarei riuscito a portare a casa il pallone. È stata una bella soddisfazione e ringrazio insomma lo staff e comunque anche i compagni che si sono messi a disposizione e mi hanno aiutato a concludere in maniera così efficace. Concludere la partita, perché insomma non è che smetti di giocare, voglio dire. No. Per ora no. Mister Marco Becattini ti ha fatto i complimenti ed è stato molto contento di questa tua tripletta, perché insomma tu sei un ragazzo sempre molto disponibile, sempre pronto a ricoprire qualunque ruolo ti venga assegnato. Sì, infatti nelle ultime stagioni insomma ho giocato più spesso difensore e quindi mi ero un po' abituato a quella posizione. Comunque mi piace fare tanti ruoli e penso sia una delle mie caratteristiche migliori riuscire ad adattarsi in diverse posizioni. È chiaro che comunque siamo una squadra con tanti giocatori e tanta qualità, quindi bisogna sempre farsi trovare pronti sia quando si parte dall'inizio che quando si entra a partita già iniziata. Non tutti lo sanno, anzi pochissimi lo sanno. Cosa dirai ai tuoi ragazzi quando ti chiameranno mister, hai fatto tripletta, ai tuoi bambini? Che insomma, che emozione hai provato? Sicuramente gli dirò di impegnarsi, perché quando meno ci si aspetta può succedere, capita una giornata così, e quindi è una bella soddisfazione.
Ultima domanda riguardante il calcio giocato, domenica a Porta Romana, campo difficile, squadra difficile, si va da capolisti della classifica ma non conta niente. No, è un campo che sempre riserva delle insidie e ovviamente questa vittoria ci dà morale, ci permette comunque di lavorare ancora con maggior convinzione durante la settimana e come abbiamo fatto sempre in tutti i campi cercheremo anche lì di andare a fare la partita come sappiamo fare. Complimenti ancora. Grazie mille.